I sottoscrittori dell'accordo di programma dei fondi ex-INSICEM, ovvero i 12 comuni Blei, Camera di Commercio e IRSAP, hanno proceduto ieri sotto la presidenza del commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Dario Cartabellotta, a deliberare all'unanimità la proposta avanzata dal sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, di finanziare la realizzazione del lungomare Lantana di Scoglitti, di cui il comune ha già un progetto definitivo, avanzato e corredato di tutti i pareri, e di rinunciare alla realizzazione del terzo polo industriale incluso nell'originaria pianificazione dell'accordo di programma, perché è ritenuto non più strategico per lo sviluppo economico, anche di difficile realizzazione stante l'impegno finanziario di 2,4 milioni di euro che avrebbe comportato il pagamento solo degli oneri espropriativi. Il finanziamento per il nuovo progetto resta per ora invariato, ma con possibilità di essere incrementato grazie ai ribassi d'asta. Deliberata anche la proposta del comune di Chiaramonte Gulfi di essere ente attuatore del progetto esecutivo redatto dall'IRSAP per la realizzazione del polo industriale, in considerazione che a tutt'oggi l'ex ASI non ha predisposto la gara d'appalto. Il comune di Pozzallo, rappresentato dal sindaco Luigi Amatuna, ha rinunciato al progetto di posizionamento di un pontile per le grandi imbarcazioni e yacht dopo aver acquisito il parere negativo della Capitaneria di Porto circa il finanziamento di 300.000 euro. Per lo sviluppo del porto di Pozzallo, il sindaco presenterà entro 45 giorni un progetto di riammodernamento del lungomare. L'assemblea dei sottoscrittori dell'accordo di programma ha poi proceduto al rinnovo del collegio di controllo, inserendo nell'organismo anche il sindaco di Vittoria, oltre a quelli di Ragusa, Modica, Giaratana, Comiso e Camera di Commercio di Ragusa.